Let's go. Turn it up. Introducing world famous beat junkie. Here's the sound and substance of the world's hottest entertainment. Yeah. Let's talk for a moment. I got my mans with me. Get up, get up, and rock, the hump, and knock, throughout the atmosphere. This rap here is something that I felt in the moment of truth, opponents in the booth, inspired, cause what I write is fire like roof. They say that I'm as hot as the block is, I say that I'm as cold as the darkest. Knocks hit in the gut, trying to get my nigga in the gut. He rolled by, hold his stony up, poking his chest like Cody Nut. Smoking the sex, he blow it up as it escapes out the window. I'm a symbol of sex, revolution and text on the deck. When niggas shoot for extra loot and respect, live and direct effect from the CO. Double get your paper, but stay up out of trouble, nigga, get up. Stand up, throw your fucking hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling. Get up, stand up, throw your fucking hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling. Get up, stand up, throw your fucking hands up if you got the feeling. Jump up, touch the ceiling. Get up, niggas, get live, ladies. Since the early 80s, I rock the planet daily. Radio Rashid, this is how I do when I write things. We party for your right to fight scenes. Baby girl, you as young as the night seems. In tight jeans, should it be Kahlua or ice cream? My pipe dreams as long as the fight seems in the matrix. Scorpio rising, sex fiend by nature. Trying to control that shit so my soul don't get dirty from some girly unworthy of the flowers. I admit that I got strange powers, brain towers like the Eiffel. Lead it through life cycle, hold the Bible and a rifle. They can't do me like Mike though. Give me the spotlight and turn the light slow. Make me wanna holler like Coolie, I would you yell disciple. Street, beats, beats, rhymes, rhymes, life, Joe, get up. There it is. Just like that. Yup, you know how we do it. We never expected anything like this. Been too good. Tutta l'idea parte dallo sviluppo delle politiche giovanili a Palazzolo e del fatto che mettiamo al centro l'idea che il ragazzo possa esprimersi attraverso l'arte, in questo caso. È la prima iniziativa delle politiche giovanili estiva. Tutto questo ha avuto luogo grazie a un gruppo di ragazzi che si sta impegnando a fianco di me, di Gianmarco Gussandi, che è assessore alla cultura, e che si è messo a disposizione della città. Quindi ripartiamo dalla base, quindi dai ragazzi normali di Palazzolo che vogliono mettersi a disposizione della città per poter migliorare, per poter riqualificare dei quartieri degradati, per poter farli vivere. Questa iniziativa per la Cipalazzolo? È una buona iniziativa? Sicuramente, è un'ottima iniziativa per riqualificare uno spazio che era lasciato un po' così. È una struttura nostra, qui ci teniamo, cioè una struttura del comune, però abbiamo noi, quindi anche per i tifosi che vengono sicuramente un conto è vedere delle scritte brutte che rendono dei muri invivibili, invece un conto è vedere degli artisti che lasciano delle opere d'arte che sono quindi a disposizione di tutti. Questo è anche un anno speciale per la Cipalazzolo, esatto, vero? Esatto, abbiamo compiuto, cioè tra un mesetto compieremo i 100 anni, abbiamo appena vinto il campionato, quindi è stato veramente un'annata eccezionale, speriamo di portarla a termine nel migliore dei modi.